Ancora una nottata movimentata nel canale d'Otranto fra il 30 e il 31 agosto. Due potenti acquascooter sono incappati nelle maglie del dispositivo di vigilanza quotidianamente dispiegato dal reparto operativo aeronavale di Bari, coordinato con il gruppo aeronavale di Taranto. Le due veloci moto d'acqua sono state intercettate poco a largo di San Foca da una motovedetta delle Fiamme Gialle che perlustrava quel tratto di mare. Alla vista della motovedetta, i due acquascooter hanno aumentato subito la velocità per sottrarsi al controllo. Ne è scaturito così un movimentato inseguimento notturno, conclusosi con il fermo in mare del primo mezzo con a bordo un giovane scafista albanese e il rintraccio del secondo mezzo abbandonato dall'altro scafista in fuga nei pressi di Punta Cassano, comune di Melendugno, da una pattuglia dei finanzieri del comando provinciale di Lecce che nel frattempo era stata attivata via radio dai colleghi in mare. Non sono state trovate sostanze stupefacenti a bordo dei due mezzi. Con tutta probabilità i due scafisti si erano liberati del carico gettandolo in mare già alla vista dei militari. Le due moto d'acqua sono state condotte presso gli ormeggi della sezione operativa navale di Otranto e sottoposte a sequestro, mentre un 19enne di Valona è stato denunciato all'autorità giudiziaria per violenza e resistenza a unità militare in quanto non si è fermato all'ALT intimato dai finanzieri a bordo della motovedetta. Il prefetto di Lecce inoltre ha emesso il decreto di espulsione e il questore di Lecce l'ordine di allontanarsi dal territorio italiano entro 7 giorni.